Ci siamo, siamo in onda. Ciao Monica. Ciao Sabri, ciao a tutte, tutti. Anch'io sono in penombra perché mi si è appena fulminata una lampadina e ovviamente non ce l'ho e quindi tengo un po' il clima soft anch'io, Monica. Come Brava. stai? Sì, bene, un po' così così per la situazione, però dai, andiamo avanti e ringraziamo per quello che abbiamo, perché è giusto così. Molto bene, molto bene. Ti ringrazio per questo regalo che ci fai. Dovevamo farlo in studio, ma ovviamente non è possibile, quindi grazie perché ci regali ancora una volta il tuo tempo. Allora, vedo che c'è già qualcuno collegato. Monica, se vuoi dire due parole di chi sei, magari qualcuno non ti conosce, e poi iniziamo. Ok, va bene. Allora, mi presento, io sono Monica Alvarez, sono naturopata, sono specializzata in fitocomplementi, cromopuntura e anche ultimamente mi sono specializzata in altre terapie olistiche come le terapie con le campane tibetane, i massaggi con le campane tibetane. E tra altre cose che faccio, io ricevo lì allo studio di Sabri e anche in zona sud Milano. E niente, oggi sono qua per condividere con voi un po' di tempo e un po' di relax, di benessere con il suono delle campane, con la vibrazione delle campane perché. Almeno personalmente ho sentito molto questi giorni, visto il ritorno parziale di questo lockdown, e ho sentito diverse persone con il suo stato d'animo. Quindi penso che comunque bisogna restare sempre nei nostri pensieri positivi, anche se a volte lo so che è difficile. Però pensare e ricordare sempre le cose che abbiamo, non focalizzarci solo su quello che non abbiamo, su quello che non possiamo fare o su quello che non possiamo raggiungere in questo momento, perché sicuramente è temporale, sicuramente c'è un motivo che magari non capiamo in questo momento, però vi invito a fare anche questo piccolo sforzo perché è uno sforzo in più di restare centrati e di restare intelligenti, intelligenti nel senso di adattarci al cambiamento. Per questo io oggi vi ripropongo ancora il suono delle campane, le vibrazioni delle campane nel frattempo che noi sentiamo le vibrazioni o i suoni, vi chiedo di ringraziare dal profondo del vostro cuore tutto quello che avete in questo momento e smettiamo di pensare per un po' quello che non possiamo fare. Quindi vi ripropongo oggi il fatto di ringraziare ancora. Ok? Vabbè, allora ci prepariamo. Io oggi ho usato un olio che ci ha insegnato la nostra collega Isabella di aromaterapia. Se avete l'opportunità di vedere aromaterapia e centratura è molto interessante. Ho usato la semplice lavanda. La lavanda lava, la lavanda ci aiuta a stare tranquilli, quindi ottima in questo momento. Va bene, ok, cominciamo. Facciamo un bel respiro. Inspira per il naso, trattiene per un po' e poi espira piano piano per il tuo naso.
Ancora fai un bel respiro. Trattieni un po'. Respira. Ancora una volta. Naso. Trattieni. Espira. Continua a respirare. Chiude i tuoi occhi e senza stringere le palpebre. Pensiero ai tuoi piedi. Comincia a salire le tue gambe. La tua schiena. La tua testa. Poggia le mani sul tuo petto. Concentrati sul tuo petto. Senti il tuo cuore. Osserva il tuo cuore.
Visualizza ancora il tuo cuore. Vedi se c'è qualcosa che lo affligge. E se è così, falle capire che non c'è niente che l'amore non possa risolvere. Ora visualizza chiaramente ciascuna delle cose che hai, ciascuna delle cose di cui ti senti grato e senti la gioia nel tuo cuore ogni volta che ringrazi. Grazie per questa vita. Grazie al mio corpo. Grazie al mio respiro. Grazie per la mia salute. Grazie per tutto quello che ho imparato. Grazie per le mie sconfitte. Grazie.
per le mie esperienze. Grazie per l'amore che ricevo. Grazie per l'amore che do. Grazie per il mio lavoro. Grazie per la mia casa. Grazie per tutto quello che ho e tutto quello che non ho. Grazie per le mie qualità. Grazie per i miei difetti. Grazie per le mie emozioni.
Grazie per la mia salute. Grazie per i momenti belli. Grazie per i momenti meno belli. Grazie all'universo per avermi liberato delle cose che non mi servono più. Grazie per oggi. Grazie per il ieri. Grazie per quello che verrà.
Focalizzati ancora sul tuo respiro. Senti l'aria che entra e che esce piano piano dal tuo corpo. Comincia a sentire i tuoi piedi, le tue gambe, il tuo bacino, la tua schiena, la tua testa. Piano piano comincia a muovere
le dita dei piedi. E anche quelli delle mani. Quando ti senti pronto, apri gli occhi. Abbiamo finito. Spero che questo momento vi serva un pochino per stare un po' tranquilli. A me è servito. Grazie a tutti. Grazie Monica. Grazie, grazie a tutti davvero. Grazie, bellissimo. Abbiamo un'altra data a dicembre con Monica, mi sembra che sia il 9, però poi vi facciamo sapere, comunque ci sono tutti gli eventi sulla pagina. No. Grazie di cuore, no, il 9, ok. Non sapremo se sarà di persona, sarà molto difficile, però nell'eventualità ci vediamo sempre su questi canali. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. Grazie.